Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo dell'MV Agusta. Abbiamo delle informazioni finalmente su quello che dovrebbe essere il futuro della enduro stradale Lucky Explorer 9.5 vista all'ECMA di circa 2 anni fa, nel 2021. Sappiamo che la moto dovrebbe essere commercializzata a breve, probabilmente come modello 2024, anche se MV ha deciso di cambiare il nome di questa moto. Quindi sembra che finalmente ci siamo, ma il nome verrà cambiato, non più Lucky Explorer, ma si chiamerà, udite udite, MV Agusta Enduro Veloce, che onestamente devo dire è una scelta che apprezzo molto. Non so quanto ci sia dell'MV in questo e quanto KTM non abbia messo il naso, discorso KTM MV Agusta un mezzo casino, tant'è comunque sembra che la moto abbia cambiato il nome. Tecnicamente parlando dovrebbe invece rimanere sempre la stessa e come livree ce ne sarebbero di nuove rispetto a quelle viste con la Lucky Explorer all'ECMA 2021. Queste informazioni ci arrivano fresche fresche poche ore fa dall'ente di omologazione australiano, dove MV Agusta ha depositato i documenti per l'omologazione di questa nuova moto. Insieme al nome Enduro Veloce ci sarebbero anche un paio di immagini che vedete qui di fianco, dove si vede la moto come dovrebbe uscire sul mercato, no? Purtroppo sono foto a bassissima definizione, cioè più andiamo avanti, più invece che migliorare con le foto sembra che torniamo indietro, tipo anni 2000-2010, no? Tant'è, queste qua sono le immagini che sono circolate online. Diciamo che si intravede comunque il design della moto, il faro anteriore, le plastiche, ed è lo stesso della 9.5 Lucky Explorer. Mentre vediamo questa nuova combinazione di colori sulla livrea, abbiamo un mix tra rosso nella parte posteriore, grigio, argento nella parte centrale e la parte anteriore rossa, con il parafango anteriore sopra rosso e sotto nero. Quindi livrea classica in stile MV Agusta, molto diversa rispetto alla livrea della Lucky Explorer 9.5, che sicuramente era un po' più accattivante, no? Magari in copertina di questo video, adesso ancora non lo so cosa vi metterò, ma probabilmente per via di questa scassa qualità dell'immagine vi metterò magari un'immagine della 9.5 dove comunque le foto erano più ad alta definizione, no? Però tant'è, la moto dovrebbe uscire con questa livrea che non è niente male, è più nelle corde, diciamo, dell'MV Agusta. Purtroppo non sono arrivati i dati tecnici per il momento, mentre in teoria questa moto dovrebbe poi essere presentata all'ECMA 2023 o comunque in quel periodo, ottobre-novembre, per poi uscire sul mercato effettivamente l'anno prossimo, nel 2024. Diciamo che se prendiamo per buono che la moto di base è la 9.5 vista all'ECMA 2021, sappiamo già la moto come sarà fatta, no? Probabilmente MV ha soltanto cambiato il nome e le livree. Da quanto avevamo visto all'ECMA, vi ricordo che questa moto dovrebbe montare, dico dovrebbe perché comunque finché MV non la presenta, non abbiamo la conferma, magari MV nel frattempo ha alzato la potenza, ha modificato qualcosa nella ciclistica, ma la 9.5 montava il motore 3 cilindri, cilindrata 931, con una potenza di 124 cavalli a 10.000 giri, mentre la coppia 102 Nm a 7.000 giri. La moto peserebbe a secco ben 220 kg, altezza sella 850, 8,70 mm, quindi sella abbastanza alta, in linea con le concorrenti, e serbatoio da ben 20 litri. Potenze coppie, allora, questa moto ovviamente monterà l'anteriore il 21, combinazione cerchi 21-18, e per potenza si va a scontrare poi con moto tipo la Honda Africa Twin, KTM con l'890 Adventure, 890 Adventure R, o Husqvarna con la Northern 901, oppure anche, non lo so, la Suzuki con la V-Strom 1050DE, e sotto, diciamo, se vogliamo, con la Touareg della Aprilia oppure anche con la Ducati Desert X, tutte quelle moto enduro stradali che nascerebbero per il fuoristrada, che poi la gente tanto lo utilizza per andare in strada. Se prendiamo per buone queste moto come concorrenti, effettivamente MV avrebbe il vantaggio della potenza, no? Perché se prendiamo la Honda, che addirittura monta 1100 bicilindrico,
Honda ha le sue idee in testa e ha scelto di castrare questo motore mettendo sull'Africa Twin soltanto 102 cavalli e 105 Nm di coppia. Sicuramente da questo motore bicilindrico così grosso Honda poteva tirar fuori almeno un 150 cavalli, invece ha scelto di tenere la potenza bassa e quindi MV, Enduro Veloce, avrebbe il vantaggio della potenza rispetto alla Africa Twin per un peso che dovrebbe essere abbastanza su per giù da quelle parti, no? Sempre 220, 230, un po' come l'Africa Twin, ecco, una moto un po' pesante. Avrebbe anche il vantaggio della potenza del motore rispetto, per esempio, alla KTM con la sua 890 Adventure, 890 Adventure R. Queste moto usano un motore 890 bicilindrico. LC8 con una potenza di 105 cavalli e una coppia di 100 Nm, quindi più potenza e più coppia rispetto alle KTM, idem anche la Nord 901 e via dicendo, no? Quindi non sarebbe male quel motore, 124 cavalli, niente male, coppia 102 Nm, voglio dire, è tanta roba, cioè per una moto che nasce per andare in fuoristrada, vi ricordo sempre che le moto che montano il 21 vanno anche in strada tranquillamente, ma nascono come utilizzo, vengono pensate, costruite per andare in fuoristrada. Poi vanno bene anche in strada come l'Africa Twin, ma nascono per il fuoristrada. E per il fuoristrada questa potenza basta e avanza. Come ciclistica la moto avrebbe il telaio che è in acciaio, traliccio, un impianto frenante, anzi sospensioni, con la forcella a stili rovesciati Sax da 48 mm, completamente regolabili in compressione e estensione precarico. Un impianto frenante con doppio disco anteriore 320 mm, con pinze radiali a quattro pistoncini monoblocco della Brembo, Brembo stilema, posteriore singolo disco 265 mm con pinza a due pistoncini, gommata con cerchi 21-18, tanto quanto l'Africa Twin, quindi 90-90 all'anteriore e al posteriore 150-70. Moto che andrebbe a scontrarsi con quelle che vi ho detto prima, KTM, Honda, Ducati e via dicendo, quelle moto che nascono con il 21. ABS presente della Continental MK100 con funzione cornering, visto questo MK100 su diverse moto l'anno scorso del BMW Agusta. Poi lo schermo sarebbe un TFT di 7 pollici, quindi bello grosso, pacchetto elettronico, launch control, cruise control, antimpennata, riding mode, traction control e via dicendo. Prezzo al momento sconosciuto. Questa indicativamente sarà la nuova BMW Agusta Enduro Veloce. Sulla carta quindi interessante, cioè comunque simile alle concorrenti ma con più potenza rispetto a tutte le altre di questo segmento, no? Però il problema sicuramente sarà il prezzo, cioè se MV terrà il prezzo in linea con le concorrenti attuali, potremmo aspettarci un prezzo attorno alle 15, 16, 17, 18 mila euro. Se invece lancia la moto ad un prezzo classico da MV Agusta, probabilmente andrà oltre le 20 mila e a quel punto non ci saranno moto con il 21 all'anteriore, però c'è il nuovo 1300 GS della BMW, Ducati Multistrada che davanti hanno 19 che vanno bene anche per andare in fuoristrada non troppo pesante, dove tanto la gente non ci va con queste moto in fuoristrada pesante, così pesanti in sé come moto, così grosse, è inutile prendersi in giro, no? Quindi se dovesse costare questa moto oltre le 20.000, vi dico che è quel punto, però sicuramente la gente andrà sulle concorrenti nuove BMW oppure Ducati con motori più grossi, ciclistiche molto più evolute, elettroniche più raffinate e via dicendo. Vi terrò aggiornati, vedremo se effettivamente andrà così. Ecco, aspettiamo qualche settimana, ma sotto l'ECMA in teoria arriverà questa nuova BMW Agusta Enduro Veloce. Sono curioso comunque di provarla, se effettivamente poi arriverà sul mercato. Il prossimo anno penso che BMW Agusta la metterà in prova, come ha fatto l'anno scorso con tutti i modelli della gamma 2022. BMW è fa delle belle moto MV, no? Proprio ho sempre detto questo, già da diversi anni. Se MV va avanti in questo modo a vendere moto così costose, una clientela così ricca, prima o poi prenderà un palo in faccia. Secondo me, infatti, il palo se l'è preso e sembra che MV non se la stia passando molto bene. Avete visto, anche sentito magari della KTM. E quindi speriamo per MV che questa Enduro Veloce possa
rivelarsi una sorpresa e una fonte di guadagno per la casa italiana, visto che comunque sia un marchio storico italiano e noi ci teniamo i nostri marchi, ecco. Però probabilmente, diciamo, il successo commerciale ultimamente della Ducati magari ha anche messo in difficoltà un po' l'AMV, ha un po' oscurato magari il nome AMV, che fino a poco tempo fa era marchio d'eccellenza numero uno al mondo. Se volevi la moto top al mondo era l'AMV Agusta. Secondo me questa cosa si è un po' rivalutata ultimamente a favore della Ducati, colpa dell'AMV, merito della Volkswagen, quello che volete, dell'Audi, però tant'è, secondo me al momento è un po' oscurato, diciamo, il nome storico dell'MV Agusta. Speriamo che questo enduro veloce possa, diciamo, far tornare l'MV ai suoi fasti. Speriamo che MV non esageri con i prezzi, cioè se dovesse costare la moto 2000 in più rispetto a un'Africa Twin, 1000 in più rispetto a un Desert X, 2000 in più rispetto a una KTM, ok, secondo me la clientela ci sarebbe. 10.000 in più, capite bene che soltanto per il logo MV avrebbe poco senso e andrebbe a scontrarsi con moto che la massacrerebbero lato prestazioni, tecnica e via dicendo. Vi terrò informati. Da questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi piace questo nome enduro veloce, se siete interessati a questo modello, se avevate visto la 9.5 all'ECMA e via dicendo. Non ho info sulla 5.5 base TRK 502, non voglio neanche parlare di quella moto, per carità, fatti collaborazione, lasciamo stare. Da questo video è tutto, come sempre saluto Erika, metto like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube e quello Instagram, io nel background ufficiale, noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao ragazzi!